Ma quanto è bello Monte Marsano, vi rendete conto? Com'è alzarsi tutte le mattine con questo panorama? Mi verrebbe la voglia di mettere un letto in questa catapecchia e dormirci dentro. Non credo che reggerebbe le mie scorregge mattutine. Voi che dite? L'idea sarebbe quella di costruire qui una casa, un po' distante dal grande cerro, fare garage sotterranei con ingresso da dietro. Non ho ancora idee chiare se farla in legno o con la classica metodologia edile. A me piacerebbe la casa in legno, ma a legno a vista, quindi proprio a mo' di baita in mezzo al bosco, sarebbe fantastico. Me l'hanno sconsigliata in tanti, perché a livello di manutenzione è veramente troppo complicata. Oltre al fatto che le case col sistema blockhouse, quindi con i tronchi o le asse incrociate, è un sistema che non è adatto per case grandi, di grandi dimensioni e a più piani. Quindi mi devo dirigere o sulla casa in legno tamburata, che può essere quelle della Rubner o di aziende rinomate, ma in realtà sto valutando un'azienda vicino a me che mi dicono che producono roba veramente di alta qualità, oppure la casa classica in edilizia standard. I garage sotto, visto che sono interrati, vanno fatti in cemento armato. La casa sopra sono ancora un po' indeciso. Comunque, indipendentemente dal tipo di costruzione che andrò a fare, mi sono fatto un po' un progettino della mia ipotetica casa dei sogni che vi farò vedere adesso davanti al computer. Ma prima di farvi vedere il mio progettino, vi chiedo un favore. Lasciate un like, o se non vi piace un non like, un non mi piace. Non andate via senza cliccare nulla, mettete o mi piace o piuttosto che niente anche un non mi piace, perché questo è il decimo video, sto facendo un po' di analisi sul canale. Io ho fatto il progetto su SketchUp, è un software estremamente semplice, credo che tutti siano in grado di utilizzarlo. Vediamo, questa come vedete è la mia casa dei sogni. Il mio progetto è quello di fare dei garage interrati con l'ingresso da dietro, pertanto questa è la parte davanti che avrà la visuale sul Monte Cimone. Andiamo a togliere i piani superiori partendo dal tetto. Bene, l'idea cos'è? Creare un garage alto 5 metri, così possono andare dentro con lo scavatore, con i mezzi agricoli, eccetera. Creare un ingresso per la lavanderia, dove al suo interno fare un bagno di servizio, lavanderia, scala che sale al piano di sopra. Andiamo a mettere il primo piano. Con le pareti. Pertanto si sale dai garage e si entra nella sala. L'entrata della casa è da qua dietro, tanto che si possa eventualmente andare a fare una porta scorrevole in questo punto, così che se si tiene chiuso si può dividere la casa in reparto giorno sotto e reparto notte sopra. Nel reparto giorno c'è comunque una camera enorme, 5x5 se non ricordo male, con la stanza armadi e il suo bagno privato, un bagnetto di servizio, camino a legna, 80 legna va utilizzata, con il cassettone che possa essere caricato dalla legnaia che c'è dietro.
quindi non serve andare fuori casa per andare a prendere la legna, ma semplicemente si fa qui in questa stanza una catasta e da in casa si può andare in questa zona, entrare e caricare il cassettone da dietro. In pratica questo cassettone si apre da qua per caricare la legna, ma si aprirà anche da dietro per poter caricarlo di legna. Termocamino ad acqua che possa riscaldare il riscaldamento e l'acqua sanitaria, accessibile da dietro per una perfetta manutenzione. Cucina con penisola, ripostiglio nel sottoscala, portico anteriore, eventualmente si andrà a chiudere questa zona con vetrate, tanto che, visto che qui non c'è molto spazio per avere una tavola, questo spazio verrà utilizzato come sala da pranzo, con la visuale davanti al cimone. Camera da letto, a me piace molto l'idea di avere il letto al centro della stanza, vicinissimo alla finestra, perché da qui si vedrà il cimone. Quindi dalla finestra delle camere, tutte le mattine, vedrai questo. Stanza armadi, due armadi separati, e bagno con doccia immensa, idromassaggio, con finestra bassa che si possa vedere anche il panorama dietro, perché come avete visto Monte Marzano ha un panorama a 360 gradi. Camera matrimoniale con accesso a un portico a lato. Qui in questa zona abbiamo il grande cervo. Andiamo a inserire il piano di sopra con le pareti e i mobili. Si sale da qui e si entra o in questa camera o in questa camera, che sono speculari. Stessa filosofia, letto al centro della stanza, davanti alla finestra. Ogni camera ha il suo bagno privato con doccia, water, bidet e lavandino. Entrambe le camere hanno un terrazzo, questa qua più piccola, questo molto più grande. Tutte le stanze hanno la visuale davanti, con però anche una finestra per avere la visuale dietro, sul bosco. Mettiamo l'ultimo piano con le scale. Adesso le scale le ho disegnate solamente in una camera, ma questa qua sarà speculare. Dall'interno della camera si sale in un soppalco con un ripostiglio, semplicemente con un divano, un tavolino, una piccola palestra, con la finestra in alto, con la visuale dietro al bosco. Tetto studiato in modo che ci sia un ampio spazio per il fotovoltaico. Questo qua ha una lunghezza di 15,70 m e 5,50 m di altezza, quindi ci stanno tutti i pannelli fotovoltaici che voglio. L'inclinazione è di 30 gradi, direzione sud-est, pertanto ottimale per il pannello fotovoltaico. Una parte più piana con accesso dai lucernari per fare una buona manutenzione ai pannelli solari. Che dite? Vi piace? Fatemi sapere. Dai, ditemi un po' la vostra, scrivete nei commenti. Voi cosa fareste? Buon Monte Marzano a tutti!